E loro sono John, Paul, George, Ringo e la banda dei cuori solitari del sergente Pepe. Oh, I
Dovete sapere che la vera gioia di Billy, prima ancora della musica, era sua figlia, la piccola Lucy. Papà, 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 guarda, guarda cosa ho fatto. Oh Lucy, ma è bellissimo. Cosa hai disegnato? Indovina. Sei tu. Sì, sì, mi piacerebbe volare in un cielo di marmellata di fragole con tanti, tanti diamanti. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade sky. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers so yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Oh, follow her down to her braids by the fountain. We rocking horse people eat marshmallow pies. Past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Fly in the back with your hand in the cloud and you're gone. Lucy in the sky with plastic importers with looking glass eyes. Suddenly someone is there on the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in andiamo al circo, ti prego. Che fortuna, il circo di Mr. Kite è appena arrivato in città. Potremo andarci stasera.
Sull'onda dei ribelli anni 60, la piccola Lucy, diventata oramai grande, decise di lasciare il padre Billy. Parole scricchiate su una lettera, e una mattina molto presto Lucy imboccò, chiudendo piano la casa dietro di sé, con una punta di rimpianto, ma finalmente libera, se ne andò via, lasciando il padre Billy, che ancora dormiva. Lucy aveva abbandonato la casa paterna, spinta dal bisogno di trovare un luogo speciale dove poter essere finalmente se stessa. Decise perciò di fare un viaggio in un paese magico e misterioso, l'India.
Si diceva che in quell'angolo d'Asia le persone potessero riscoprire il proprio io immergendosi in armonie e gusti esotici. I capelli di Billy diventano sempre più bianchi e in lui cresce inevitabilmente la nostalgia dei bei momenti passati con la figlia Lucy, che non vede da molto, troppo tempo. Spesso si ferma a pensare, con malinconia, a quali luoghi Lucy abbia frequentato e le persone che avrà incontrato nel suo cammino. E ogni volta che lo fa gli sorgono domande su cosa il destino abbia in serbo per entrambi e se mai si rincontreranno. When I get older, losing my hair, my knees for now.
Will you be the send me a valentine? Girting, grating, bottle of wine. In a bit now, 2:45 Will you lock the door? Will you still need me? Will you still feel me? Why am I 64? Sempre più solo, Billy decide di andare a trovare un suo vecchio amico che aveva conosciuto tanti anni prima in un bar ad Amburgo, in Germania. Quando entrambi sognavano di diventare famosi e suonavano insieme. Gli anni erano passati anche per l'amico e si diceva che le troppe avventure affrontate gli avessero tolto il lume della ragione e che fosse un po' matto. Day alone on the hill, the man with a foolish grin is talking perfectly still, but nobody wants to like him. They deny that he's just a fool and never gives an answer, but the fool on the hill see the sun.
Signore e signori, vi annuncio che siamo oramai giunti alla conclusione dello spettacolo. Così, in questa grigia solitudine, la parabola di Billy Shears si conclude, insieme alla banda dei cuori solitari e al sergente Pepe. Signori, mi correggo, sono incappato in un felice equivoco. Lo spettacolo di Billy non si è affatto concluso, anzi, questo è un nuovo inizio e io sono lieto di invitare voi tutti, signore, signore e bambini, alla prosecuzione dello show. Take you away.